Allora, buongiornissimo. Perché sono così vicino al tavolo? C'è qualcosa che non... Non è troppo. Cosa ho combinato? Cosa ho sbagliato? Qualcosa che non funziona. Allora, uno. Due. Là. Dormire abbiamo dormito. Mangiare abbiamo... Ma sti buchi c'erano? Stanotte. Raga, che avete fatto al pavimento? Al muro? Rogash. Vabbè, scusa, c'è bisogno di guardar male. Non c'erano quei buchi lì nel... Vabbè. Vabbè, iniziamo ad uscire prima. Quanto veloce. E la festa non finisce mai. Perché mi si è di nuovo inglesizzato? Molto bene. Allora, va bene. Chi sono? Cosa sto facendo della mia vita? E perché sbaglio? Allora, tornando da Milbert per consegnare la chiave. Ah, niente, questo è il cristiano che abbiamo trovato scannato. E va bene. Cabarno si è mostrato... Sì, questo è quello a cui dobbiamo fottere la roba, ma poi vediamo. Rasha può morire, e poi vediamo. Io cosa devo fare, tendenzialmente, della mia vita? Io... Devo andare a fare qualcosa di serio. Ovvero... E lei? Sono le personalità eccentriche. Patira. Non era Patira. La novizia scomparsa di Ark. Manca la sua assistente. Secondo lui si fa vedere al tempio. No. Chi è quella che mi deve curare prima che mi incazzo? Febbre arcana. Però non era... No. Ma perché tra l'altro le ho disattivate tutte? Segreto, scopri l'uso della... magari. Leggi risposte in bacheca, non mi... Consegna Kurmai, 5 uova. Poi vediamo. Il triste campo. Recupera la chiave di Basel. No. Ricordi perduti. Abbiamo un problema. Compra l'atto, un'avventura pazzesca. Raggiungi l'accampamento nel pressi lago di Ark. Ho letto un manifesto. Questa è quella. Esatto. Che scrive, vuoi un'avventura focosa pazzesca, vieni, e poi ci scanna. Nasconditi di Max Niceblood. No. Domare le onde. Eventualità. Eccolo. Constantine dice che una giovane maga chiamata la Shiri può aiutarmi con la febbre arcana. Esatto, proprio lei. Usa il Mirad per raggiungere le terre del nord. Salute. Fa. Scusi. Sa per caso dirmi? Non me lo sa dire. Dov'è il Mirad? Allora, lì ci sono dei cartelli. Nuovo squarter, Arbor. Arbor sarebbe. Fossa, mercato, ghetti, caverna, quartiere, tempio, porto. Torre Mirad. Esatto, nel senso che va bene tutto, eh. Io posso capire, però, rimanere intangolato di continuo nelle vite degli altri cristiani mentre io sto morendo. Infezioni pazze... cos'è? Ho sentito un verso pazzesco mentre mi sono...
continuo a piantarmi nelle assi. Che cazzo di verso... Buonasera. Yes. Si può? No, nel senso... No, scusa, no, sbagliai. No, gli istinti, un attimo. Talvolta... Ma... Sorvegliante... ma è quello? Il mira. Walk blessed, friend. Where are you headed? Dimmi qualcosa su queste creature. Pirates. Monster tell. Beautiful animals, majestic and wild. No, scusa, c'è un problema. C'è un problema enorme. Ma porco. Dangerous if you're lucky enough to run into an untamed one. È vero. Ridimmelo perché non ho sentito niente. No? Gino. E niente, è andata così. Devo volare, ma io volo su quella bestia di Satana. Ecco perché non mi fa più cliccare un cazzo, però. Ti ho buggato, sì. Ti ho buggato. Dì la verità che ti ho buggato. Esteria. Ci riproviamo? Ci riusciamo anche questa volta? Un attimino. Per favore. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao. Cos'è quella bestia di merda? Ma Raga, la storia è infinita. Capisco ed esattamente come funziona la parte del volare. Perché giustamente lo devo guidare io. Scherziamo. Well, that's hard to explain. They communicate by clicking sounds. I, as a warden, have been trained to hear them, but you probably can't. And through those clicking sounds, I also tell them where you want to go. Ah, pazzesco. Before you mount them. Obviously, that only works for routes that the Myrat already knows by heart. Perché è spiacevole? I guess that sounds stupid, but I sometimes long for the times my grandfather lived in. Being a Myrat warden was far more prestigious back then, and even paired with sublime or keepers. Ma eppure ti dirò. Nowadays, well, you can guess. Riding a Myrat has become as ordinary as riding a mule. Per te. But, who am I to complain? Ti assicuro che... no. Oh, well, and through those chiesto, clicking questo. Sounds, I also tell them where you want to go. Vabbè. Before you mount them. Stai zitto. Obviously, bro. That only works for routes that basta. The Myrat... Sure, ecco. Where to? Vabbè. Allora, mi pare di aver letto Terra del Nord. Ma c'è una cintura poi, un'imbragatura, qualcosa, perché... Terra del Nord! No, piano, piano! Ma così a cazzo duro! Atreyu! Le cose... La storia... Storia infinita, raga. Ho sentito il clic clic clic. Posso? Solo più da vicino, nel senso, senza per forza. Ciao. Sei brutto, cioè sei brutto come Cristo, non c'è poco da dire. Ma poi cos'è un pungiglione? No, una cosa. Penso sia pelo. Sì. Pazzesco. Scusa, mi devo. Qual era il tasto qua? Di qua. Così. Quindi. Posizione attuale. Dove sono finito? Posizione. Sì. Era necessario dover far to casino qua. Prendere fiero becco per andare. Terra del Nord. A piedi non ci arrivavo uguale, raga. Vabbè.
Vabbè, grazie mille, buona serata. Bavole personale non mi serve. E quindi stiamo andando dalla parte sbagliata. Devo andare indietro. E la prima a destra. Stavo ripensando al discorso di... dell'altro Pichu. Di Ga. No. 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 Vai. No. Se guardi dietro, secondo me c'è un problema. Peccarità. Senti, io, come al solito, se posso evito. Io vado tranquillamente di qua. Non è non è proprio il caso. Non è proprio il caso. Mi sta attaccando? Sì. No, no. Ehi. Niente, tanto l'alveare non l'ho preso. No, non sta menando il cane. Ma prende fuoco! Ma che arco ho messo? È già irardente. Bravo. Le api però, raga, via dalle api. Vabbè, tendenzialmente se prende fuoco lontano da me non è un problema. Ouch. Spiace raga, vabbè, è andata così, nel senso. Era chiaramente aggressivo, abbiamo visto tutti. La prima a destra. Era palesemente aggressivo. No, stavo riflettendo sul discorso di Gaspare. Nel senso che comunque... spiace. Cioè, o meglio, non averlo più attaccato al culo non spiace. Non rivederlo più eventualmente potrebbe anche spiacere. Alla fine mi ha dato anche una mano. Riverville. Borek. No. Però... adesso al di là di ciò io in realtà riflettevo sul discorso del mercenario. Su cui sono totalmente d'accordo. Porca di quella! Maledetta! Se attaccano, attaccali. Cazzo di cani. Sto andando... è qui in mezzo? È tipo là sopra. E qui? Messo avanti il fesso, lontano dal fuoco. Ho preso tutto meno quello che volevo prendere. Volevo prendere questa. Esatto. E basta. Carota marcia, evitiamo. Alla fine, il discorso qual è? È sempre lo stesso. Nel senso che l'unica costante nella mia vita... cos'è? Lo so. È proprio così. Wrong time, wrong place. Tacca! Vai! Spranano quel... maledetto. No, ho preso il cane! Scusa! Lo so. Hai ragione. Ho sbagliato, sei lì in mezzo alle balle. Corazza de ferro, l'avevamo già provata. E non mi piaceva. Puoi farlo con meno rumore una volta tanto? E se sparo qua dove va? Cristo va.
hanno una FIA fabbricazione, poi vediamo. Qua? Devastante. Soprattutto divertente. Arco lungo da caccia. Che è un arco che non dà fuoco, suppongo. 11-14, niente, lascia perdere. Continua a dire che finché dà fuoco da lontano non è un problema. Beh, buongiorno a lei. Comunque dicevo che se l'unica costante nella mia vita, giustamente, sono io. E raga, io devo fare... Io devo mettere prima me. Poi chiamami mercenario, chiamami Pichu. Però mi sa che va a finire che dobbiamo andare di lì. A tutti i costi. Decisamente. Tanto sappiamo già come va a finire. Sappiamo benissimo. Vero? Avete la possibilità di scappare. Adesso. Hai voluto. Però, oh, oh, fai il tuo lavoro. E boh, 25. E no. No, 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 ho sbagliato. Bravo. E niente, non ce la posso fare. Chi è? Chi è? Ti sento. Questo è un orso, questo è il verso di qualcosa di grosso. Non ti vedo, ma ti sento. O eri te? Ma no. Se puoi non spingermi, per favore. Ok. Ok, antica Russian Guard. Posso giusto? Decisamente. Va bene. Va bene. Stupido cane. No, verso antica Russian Guard. Stiamo calmi, guard. Buongiorno. C'è nessuno? Oltre agli FPS calanti. Stavo cercando di smetterla di tirare fuori le armi a caso, se si potesse, eh? E stavo cercando una certa la Shiri. Non sono assolutamente andato a leggerlo. Buongiorno. Richiede la chiave. E giustamente non si muove. E quanto cala. Prendi, prendi tutto. E smettila. Giù. Va bene. Ma scusami, lei non doveva stare in una... L'ho patato. Lei non doveva stare in un accampamento. Perché a me questo sembra tutto meno che un accampamento. Pensami che la febbre arcana... Ah no, si trova in un sito archeologico, l'ho confuso con un'altra, e quindi niente, quindi è andata così. Ci passo, sì. Pazzesco. Piano. Piano! Controlla un po' se c'è qualcuno. Mangia sogni. Mangia, mangia, mangia sogni. Parte vitalità immediata. Ti cura per un totale di 25 salute. E peggiora la febbre. Vabbè.
Mangia sogni, infligge 9 punti di danno di magia a creature umane. Ma fine. Pazzesco. Appena ci fermiamo lo leggiamo. Ok. Intanto qualcuno è stato qui da poco. Decisamente. Primo. Secondo, non vedo una sega. E quindi, cortesemente... Dov'era? Dov'era? Luce del mago. No, vabbè, stessa cosa. Capito? Che sia di avvertimento. Molto bene. Ok. Ah, interessante. Questa roba qua mi ricorda qualcosa, però non è il momento. Cioè, sbaglio, no? Schiaccio robe a caso e mi caco pure. Cos'è? Cos'è? Ma che carte, la scintilla mortale. Sono casato per niente. Sì, sì, allora qualcuno è... Cos'è? Oh, ma adesso! Ma non mi faceva muovere! Ma sei matta! By the prophet's ass, one second later and I would have been scraping your remains off the floor. Ma sei fuori? What in blazes are you doing here anyway? Ma ti tiro un cartone. Sei sbucata dal nulla. Mi manda Constantine. Che cazzo fai? Let's put it this way. I know how to hide when I don't want to be seen. Pazzesco. And concerning the explosion, you stepped right into a Kyrenian dust crystal. Cioè, a parte che non... Get a little too close and wait a little too long, and you'll have your ass blown around your ears by an explosion that would put any cannon to shame. Ne. Avevi i piedi bloccati, non è per qualcosa, non mi faceva più muovere. E primo. Secondo, se lasci il pane, il vino vuoto, il fuoco acceso, io mi so nascondere. Sa le robe, lei. Mi manda un mago chiamato Constantine. Bashiri? Oh my. The fellow really isn't one for names, is he? Pazzesco. I'm Lashari, but never mind that. Stessa cosa. At least it proves you're not lying. Anyhow, I hope you're not the backup I asked for. I was hoping for someone more, impressive. No offense. A parte vai a fare in culo. Poi io adesso per comodità ti chiamo Lucia, così impari a spaccare la minchia e a farmi saltare in aria. Secondo. Constantine ha detto che potevi compiere un rituale. Stiamo calmi, ti spiego. Capiamo, praticamente io qua c'ho una febbre bestiale. Nel senso che sarà quasi 38. Robe pazze. Is that so? Raga. Indeed. You have some uncontrolled magic inside. Ma anche te. Ho visto quite a lot of uncontrolled magic. Not bad. I've never felt anything like this before. Grossa, eh? Very well. If Constantine insists, I will perform the ritual on you. Gratis? But it'll have to wait, since I'm up to my neck in this shit, as you've probably noticed. Non ho notato. Short version or long version? Cortissima. La più corta che puoi. We got ambushed. Why and by who, I have no idea. But I'd guess they're mercenaries. They must have found a hidden entrance, because one moment, I was upstairs and inspecting our mules. The next, I'm down in the ruin to find it flooded by these fuckers. Now, here's the thing. All my scrolls and the artifacts we've been searching for are still down there. No. As are my assistant and his Indralayan colleagues. Se ascolti me. And before you ask, yes, you can help me. You'll have to, actually, if you want me to tame your magic. Sei stronza. I wouldn't have a chance fighting the mercenaries by myself, but the two of us might be able to do it. Provided you can defend yourself, which I'm quite sure you can. What do you say? Are you ready? Ho scelta? Non lo so. Di quanti mercenari stiamo parlando? No idea. Ecco. But I don't think there are more than a dozen. Bips. Also, they don't anticipate any resistance, which is to our advantage. Pazzesco. Che cazzo ci fai qua? Oh, that's hard to explain. But part of it is finding the answer to the universal question. Why do some people have the nerve to ask irrelevant questions when shit is going down around them? Arriva uno schiaffo. After we've cleaned up the mess, we can do this whole who are you and what are you doing here thing if you want to. But this really isn't the time.
Guarda, se ti togli la scopa dal culo ti aiuto anche. Però proprio due tacche più sotto, cioè calmina. Fine, then follow me and keep your weapons ready. I think I just heard footsteps down there. Guarda. Pensa a te. Cazzo di lag. Se non mi aggiusti sta febbre in fretta. That's just bullshit. Ecco. I told her not to fall for it. Ma ci sono altri cristalli in giro per capire perché. Piano! Ma sei scema! Ho sbagliato! Vaffanculo! Ma dovevano darmi fuoco, tra l'altro, per forza! Che figa quella magia lì! Ah, un bastone! Sembrava! Che eri forte! Non lo sei! Non lo sei! Te! Ah! Così si fa! Scusa, non volevo guardarti il culo! Mercenari! Lux, via! Mercenari fascisti. Ma, oh, veste del nomade? Oh, già che se fai così diventa nudo. No, volevo vedere. E già la sento che non è il momento. Decido io quando è il momento. Se ti devo dare una mano faccio le cose come voglio. Ma no, però capiamoci, dov'è? Veste del nomade, armatura zero. E allora di cosa stiamo parlando? Hang on. What's this? Non lo so, dammi un attimo. Te, scusi. Lì. Che cazzo? Profeta. Che hai visto? I don't believe it. C'è un albero di mezzo. Cosa vuoi? Their orders. My assistant Seth. It seems he's the reason these fuckers managed to take us by surprise. Hai la mia comprensione. Non ho capito. Fai silenzio. Perdonami, è un cane del fastidioso. Perché? Ti ha fatto la spia? Save it for Sev when Sev. I shove the staff up his ass and fire a thunderbolt. Vabbè. Poi? Oh, Gino. E se faccio così? Stai zitto però. Pazzesca, ha cambiato niente. Magistra Yaela, capisco il tuo scetticismo, ma siamo sulla strada giusta. Questo mago Scarag ha trovato innegabili coerenze tra queste pietre tra queste pietre e le teorie del Gran Maestro. E no, non si vuole limitare la sua discutibile visione del mondo. Se avesse ragione potrebbe essere la nostra unica possibilità per ottenere qualche sorta di protezione magica. A questo proposito il Gran Maestro Aranthiel sa cosa sta facendo. Per quanto detesti ammetterlo, i maghi di suo figlio sono sempre stati utili finora. Non ho capito una se vai avanti, ti raggiungo. Devo controllare che non abbiano lasciato delle trappole pazzesche dietro. Una bomba magica. Vabbè. Peccata. No, c'era niente. Non c'era nessuna bomba, niente di niente. No, proprio niente di utile. Però effettivamente capisco perché uno che mi guarda dall'esterno possa pensare: perché guardi a cittadina? Era con te o era con loro? Era con loro. Cadavere. Mercenario. Allora, che c'è?
Vai avanti, non scassare la minchia. Mi baccia lì. Shit, can you smell that? Sì. It's fire. So, these guys really are trying to destroy our research. Ah, pazzesco. Io pensavo che puzzaste di merda e basta. You're adept at magic, right? Take this spell and use it to put out the fires. If I'm right, estinguere the mercenaries are trying to destroy the stone fragments. We have to stop them. You take the lower part of the ruin. Try to save as many stones as you can. Da solo? I'll take the upper part. And when it's all done, we'll meet here again. Aspetta. Oh, and one more thing. If you should find my assistant Sev down there, try to take him alive and bring him to me. I want to take care of him myself. Okay? Non preoccuparti. Then let's get going. Sicuro non mi prendo la briga di ammazzare. Spegni fiamme? Ma è già la mia magia preferita di forever. No, cosa ho mangiato? Non so cosa ho mangiato, ho schiacciato per sbaglio. Oddio, non schiacciare per sbaglio. Spegni fiamme. Nina, dove... me l'hai già imparata? Praticamente. Piano, piano. È il mouse nuovo, è colpa del mouse nuovo, non è colpa... Spegni fiamme. Estingui l'incendio nell'istituto di... Ah! Bestiale. Cioè tu dici, no? La userai anche altrove? No, nell'istituto di ricerca. Pazzesco. Ok, devo andare sotto, no? Perché non t'ho ascoltato mentre parlavi. La verità è quella. Chiaramente... rigorosamente da solo, perché sennò... Cos'è? Cos'è K? Ah, me lo equipaggio in automatico? E questo rumore suppongo che sia già il fuoco, e suppongo di dovermi dare una mossa. Fammi passare. Tu fai la guardia. Devastante. Cos'è? Ricetta sangue di lupo. Farina d'ossa ectoplasma permette di trasformarsi in forma di lupo. Cosa? Corri! Chi è? Ti sento, attacca! Attacca! Come si fa? Così. Te! Dov'è il lupo? Ma dove vai? Vieni qua! Vedi un po'. Non lo so. Devo spente le fiamme, sì, molto bene. Oh raga, mi sto già pentendo tantissimo. Suppongo che le alternative siano morire qui o morire di febbre. D'altronde, se non mi ti levi dal mezzo ai piedi, cane inutile. Allora, qui apri la porta. Ostia, attacca. No, Gino, vai. Volevi te. Allora, com'era? No, non devi tirare i pugni. No, ho preso fuoco. Ma perché tiri i pugni? No, lupo. Anice. Salva Seth dalle fiamme. Che? Salvalo. Cosa sta succedendo? Non riesco. Aspetta. Allora, sto andando nel panico. C'ho le mani in fiamme. Allora, lupo sinistra, fiamme destra. Aia. Ma sto morendo, per caso? Flusso della salute, no. Della salute. Help. Allora. Cos'è? È esploso? Sì,
abbiamo capito. Però tra te e la musica che non si ferma. Libellula. Racconti dell'oviandanto. L'arte del combattimento. Ma sta succedendo? Il viandante riferisce di uno sputafuoco nel rimese che riusciva a... fuoca ancora. Cos'è? Estingui. Ah, ho fallito? Ragazzi, è andata così. Mi dispiace. E non mi date tempo. Mi dispiace. Non andare nel posto giusto, non lo so. Suppongo di sì. No, no, guarda il lupo. Cucù. Il fuoco non c'è più. Allora, calmi. Chi è? Ok. Cancello media. Devi sbloccare le memorie appropriate. E io come spengo i fuochi con le memorie appropriate? No. Aspetta. Che disastro di giornata. Pa 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 pa. Di qua? Ah. Raga, bastava saperlo. Ci sei ancora tu, dai. Io sto continuando a prendere fuoco. Io ho paura del fuoco. Media. Capo dei mercenari, te lo do io. Madonna, nella schiena, nei reni. Un altro. Claymore di Defero. Te. Bastarda. Toh. Con una violenza che non te lo dico nemmeno. C'è altre fiamme? No, aspetta, sono arrivato da qui. Si capisce. Ecco. Così. Vai. No. Scusa, ti ho evocato nelle fiamme. E ho sbagliato mano. Hai ragione. Ah, la palla forse non ne ho più una. Dammela. Spento tutto? Ma si può. Se c'è una persona a cui non devi chiedere di spegnere un fuoco. Una. Che rumore sto sentendo? Ascensore. Buonasera. Quindi. Ah no, prova quella nuova. C'era fiato di Ah, non l'ho ancora letta quella nuova. Vabbè. Andare così. Arriva. È un attimo. Sei una Ti odio. Quindi, Pegast. Well, I'll be damned. That's what I call good timing. I take it you were successful. What about the fragments? Did you save them? Ti sputo in un occhio, alcuni. Well, I guess that'll have to do. Thanks. What about Sev? Did you find him? L'ho scovato, è esploso. Non l'ho fatto, mi dispiace. L'ho fatto. L'ho fatto, sì. Fuck. That little shit. I was hoping I could make him tell us who's behind all this. Well, whatever. No use crying over spilt milk, I guess. What's your name, anyway? Amidst all this, we didn't have time for formalities. Andy, piacere. You're pleased? Well, that's good sì, to hear. Sì, cioè, piacere per modo di dire, perché sono educato. I actually had the feeling that I was a little rough on you. Lo sei, sorry stata. For that, really. Sometimes I just have a short fuse. Anyway. Let's talk about the reason you're here. For starters, tell me how you managed to get the old ranter to trust you.
That doesn't happen very often. Guarda, è una lunga storia. Tendenze... Guarda, molto probabilmente l'ho mandato a fare in culo con la stessa sincerità con cui mando a te. Però c'ho delle visioni. Il tempio e la febbre. I've got time. Fa parei, tanto. Non mi hai mica buttato in mezzo al fuoco. Non sarò ustionato. Non sono pirofobico. Uh-huh. So, you're saying that you learned all this? The magic, the swordplay, in such a short time? That's fascinating, to say the least. Imparato è un modo di dirla, ma... If I understand correctly, you foresaw the death of the two apothecary? Più o meno, non era chiarissimo. Nel senso che sembrava saltasse tutto in aria, gli ho detto fai occhio, e poi sono saltati in aria. Quindi sì, tendenzialmente. It does indeed. But hey, who am I to judge? Here you are, the mysterious stranger who appeared out of thin air and without much fuss took out an entire group of sellswords. Ed effettivamente. And even better, now you tell me that these skills come from studying magic for only a couple of weeks and that you can see the future. You certainly are full of shit. No, come mi devo comportare? Perché lo ascoltate in inglese e ha un senso. In italiano non ha lo stesso senso. Come devo reagire? In maniera neutra. Not you, sorry. Lo so. I just had a strange thought. But no, that would be crazy. Way too unlikely. Ti sembra uno che oramai può stupirsi di qualcosa, perché non lo so. Tra l'altro specifichiamo, studiare. Io ho studiato niente. Prendo i libri in mano e poi mi escono le robe dalle mani. È improbabile che... Well, I'd like to speak freely, but I'm bound to my agreement with the Holy Order. Ma no, scassare amiche. However, I will tell Constantine and old Aranthiel about my theory. And you... You will probably have to be patient until the latter decides to put you in the picture. Sorry. But if my idea is correct, then we'll be in a position to really kick ass. Da darli, non da riceverli. Hold still for a moment. Ready? All right, let's do this. No, sai che quale... Che fai? Oh, ma sei scema! Ma che vizio di merda! Lasciami! Fuck! Fuck! Dico io, fuck. Faccia di cazzo. Are you all right? That wasn't on purpose. Really. Io ti voglio morta.